l'autostrada per Salerno Reggio Calabria, tratto Tarsia Torino Scalo. Non per far politica di questi tempi, non ne possiamo fare, ma ci rivolgiamo sempre al blog del buon vecchio Beppe Grillo, a cui manderemo anche questo video prossimamente. Questo tratto è stato inaugurato 20 giorni fa, praticamente è stata completata la galleria, è stato completato tutto il lavoro di ridimensionamento di questa autostrada. A distanza di 20 giorni questa è la situazione. Come potete ben vedere, grande mole di traffico, tutto doppio senso di circolazione. Dall'altra parte ci sono le carreggiate nuove con la cosiddetta terza corsia, che altro non è che una corsia di emergenza, e noi continuiamo a camminare in queste condizioni. Sono le ore 17.37 dell'11 di ottobre del 2012, mancano esattamente poco più di due mesi alla fine del mondo, al 21/12/2012, e questa è la situazione. La domanda che io sempre mi pongo è: quando si fermerà questo sistema? Da ricordare che su questa collina, sul colle di Maiolungo, che potete vedere sopra, si sono fatte delle voragini da quando è stato fatto questo nuovo tratto autostradale, e gli abitanti che sono sopra sono in apprensione perché si potrebbero trovare qualche mattina con il letto in mezzo alla galleria col camion che gli passa sopra. Ecco qui, dall'altro lato i lavori continuano. Questa è la situazione in direzione nord, in direzione sud, verso Cosenza. Stiamo procedendo alla media di 80 km orari. Qui siamo nella galleria di nuova costruzione, è stata costruita un mese fa, stiamo terminando il lavoro. A distanza di un mese già in queste condizioni. Questi sono i realizzi delle grandi opere italiane. E noi paghiamo tasse su tasse per avere questo tipo di servizi. Ricordiamo sempre che la regia è offerta da Salvatore Pedalino, la voce narrante è quella di Roberto De Francesco per Teleradio Cinghiale Stereo. Eccoci tornati alla cosiddetta normalità. Terza corsia, come potete vedere, grande professionalità di questa autostrada Salerno a Reggio Calabria.